quando vuoi. Siamo qui con Elisa Casagrande, la diretta di Salvaossa. Ciao. Siamo al Medioevos, che è un locale di Porcelli, e questa è la tua uscita pubblica. La tua prima uscita pubblica, come ti senti? Ma abbastanza tranquilla, perché comunque è un po' essere una sorta di famiglia ormai. Sì, quindi ci troviamo bene. Diciamo che abbiamo già avuto modo di fare lì. Certo. Quindi poi il ghiaccio si è rotto. Sì. E allora dici un pochino quali sono state le tue emozioni quando hai vinto, insomma il tuo percorso. Non me l'aspettavo innanzitutto, nel senso che partendo da mamma che mi scriveva a tradimento senza sapere niente, alla vincita era un bel traguardo, e quindi niente, subito un attimo stranita, poi io bene, ovviamente si è festeggiato. Tu ti sei qualificata al primo posto? Mi sono, no, ho vinto una delle fasce, ma non mi nomina, e ero qualificata, poi un po' per, ci ho preso gusto, e quindi ho continuato, ho fatto un'altra selezione dove sono riuscita a prendere anche la fascia di Miss Domina, e quindi avevo una chance in più. Tu sei promossa. Che ambizioni hai, a parte probabilmente quella di intraprendere un po' la carriera, insomma, modello? Guarda, un percorso preciso adesso ancora non ce l'ho, sono una molto con le idee abbozzate, però so che comunque mi piacerebbe tanto lavorare nella moda, perché è un campo che fin da piccola bazzico, e quindi mi è sempre piaciuto. E poi guarda, spero di essere serena, perché è proprio secondo me la tranquillità è una cosa da non sottovalutare mai. E in effetti ti vedo molto disinvolta rispetto a altre ragazze che hanno vinto, che magari erano più timide. Ecco, ti vedo molto te stessa, che probabilmente è un consiglio che io mi sentirei di dare a tutte quelle che partecipano. Ma nessuno mai, cioè sono tutti carinissimi, sono tutti persone splendide, quindi... Quindi tu che consiglio dai alle prossime aspiranti alla corona? Guarda, un bel consiglio è viverla divertendosi assolutamente, e quello di essere, di far trasparire quelle che sono le proprie qualità, quindi la solidarietà, quella che essere positivi, comunque è una bellissima esperienza. Si crea un buon gruppo. Esatto, sì, assolutamente. Io con le ragazze alla finale, poi tutta la preparazione che c'è dietro, quindi stai tutto il giorno a stretto contatto, c'è stata una solidarietà femminile fantastica, e quindi eravamo tutte molto, si sentiva un po' l'adrenalina, però come se ci avesse unito. Allora, adesso inizia un nuovo percorso, quindi ci saranno nuove ragazze, nuove aspiranti. Tu quando lascerai la corona, ecco, come ti vedi? No. Sei pronta? Sì, io ho già immaginato il momento. È una cosa che sicuramente farò, è un enorme incontro per tutte le ragazze, anche prima che inizino, di stare, sciogliersi, perché quando inizi a vedere il traguardo sei lì un attimo tese, poi si vede comunque mentre si sfida. E niente, poi la scenderò di dovere, sono sicura che sarà un'altra splendida ragazza. Sicuramente tu ormai per quest'anno sei la madre ufficiale. Io mi sono seduta sul trono. Quindi ti vedremo comunque in tutte, sì, almeno per quanto possibile, in tutte le tappe. La prossima, che sarà appunto la prima, sarà quella a Castello di Chicci. Esatto. Alla Fabbrica della Vita. Quindi già lì ci sarai e darai il tuo sostegno. Esatto. Ricordare dove, non so io se deve ricordare anche a chi deve. Ragazze, come ci si iscrive? Perché è semplicissimo ed è gratuito. Certo, le iscrizioni sono aperte e per tutte le tappe, e ci si iscrive sul sito www.lanottedelemiss.org. Potete seguire l'evento sia su Facebook che su Instagram, e poi niente, ci vediamo alla prossima tappa, la prima tappa delle la prima tappa della nuova stagione. No, perché...
Facebook, su Instagram e ci vediamo alla prima tappa venerdì 17 novembre alla Fabbrica della Birra Castiglietto Ticino, dove partiranno le selezioni per diciamo rubarmi la corona, esatto. La nuova edizione. Esatto, la nuova edizione del concorso delle Miss. Grazie mille.